Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di un'altra Power Station. Voglio anticiparvi, per chi non ha visto i video precedenti, perché già ve ne ho fatto conoscere più di una, di cosa si tratta. Le Power Station sono dei grandi power bank che ci danno la possibilità di alimentare diversi dispositivi che possono essere ricaricati anche con pannello solare e che hanno la caratteristica, differentemente dai normali power bank, di poter alimentare anche tutto ciò che si dovrebbe alimentare con la corrente di casa. Sono adatti per chi viaggia, sono adatti per chi ha necessità in cantiere, per chi deve utilizzarli comunque appunto dove non c'è la corrente di casa che ci permette di collegare la spina e utilizzare ciò che vogliamo. La corrente gratis non esiste, nessuno ci regala nulla. Certo, ma se noi utilizziamo un pannello solare, la corrente non la pagheremo. Lo stesso se carichiamo un dispositivo come questo, sfruttando le fasce orarie che alcuni gestori offrono. Ci sono gestori che ci danno la possibilità di avere circa 3 ore su 24, durante le quali possiamo collegare quello che vogliamo e non paghiamo il consumo. Per le restanti 21 ore però sì, quindi fate attenzione. Lo so, sono stato duro, ma il concetto di prima qualcuno non lo ha capito, quindi bisogna rimarcarlo. È giusto che se qualcuno non afferra bene un concetto, si spieghi per bene e gli si faccia capire. All power, con il kit compreso anche di pannello solare. Allora, questi power bank, questi grandi power bank chiamate power station, sono appunto degli accumulatori che ci permettono, tramite delle batterie al litio, di trasportare la corrente di casa ovunque. Qua abbiamo due prese, infatti, a 220 volt, e lateralmente abbiamo invece le uscite USB, quindi la corrente continua, e le uscite tipo il jack degli alimentatori. Da quest'altra parte invece abbiamo gli ingressi per i pannelli solari, che ci danno la corrente gratuita presa dal sole, più l'alimentazione per la corrente elettrica che possiamo utilizzare nelle fasce orarie di cui parlavo poco fa, oppure pagando normalmente con una ricarica classica. Nella parte frontale abbiamo dei tastini, abbiamo anche due lampade e abbiamo un display LCD. Il display LCD sta a indicare sia la durata residua, quindi la percentuale residua di ricarica, in questo caso 94%, il tempo rimanente di utilizzo e l'assorbimento, quindi il consumo. Abbiamo anche alcune piccole icone, quindi ci dimostra per esempio in questo caso che è collegato il Bluetooth, perché funziona con un'applicazione. Guardate, in questo caso abbiamo sul display di questo telefono le stesse informazioni che abbiamo su questo piccolo display, e funziona tramite il Bluetooth, quindi una distanza limitata, differentemente da qualche altro che vi ho fatto vedere, che invece funziona tramite wifi. In quel caso possiamo comandarla anche a distanza. Qua invece dobbiamo essere nei paraggi, ma nel caso in cui siamo in un cantiere, siamo in un campeggio, siamo giù dal camper e vogliamo comunque comandarlo, a breve distanza si può fare senza problemi. Questo è il comando per accendere e spegnere il Bluetooth, questo è il comando per poter attivare la corrente continua, e questa invece è la corrente alternata. Per poter attivare la corrente alternata, il tasto si preme la prima volta e poi la seconda volta, fino a quando sentirete un beep. Ok, in questo caso si è acceso e ci dà la possibilità di alimentare con la 220 volt tutto quello che vogliamo, entro certi limiti. Sentite che si è accesa anche una ventola, perché è un sistema di gestione interno della temperatura. Allora, cambiata inquadratura, guardiamo per bene quindi il prodotto. Stavo dicendo, nella parte frontale abbiamo questi LED. Vi faccio vedere anche l'accensione delle due lampade. Si può accendere questa oppure questa, oppure contemporaneamente, quindi possiamo decidere quale utilizzare in base alle nostre esigenze, e obiettivamente hanno una gran bella luminosità, bella chiara, una luce bianca. Guardiamo anche l'applicazione. Vi stavo dicendo che anche tramite l'applicazione possiamo utilizzare i LED, quindi possiamo accendere queste lampade nella parte frontale, possiamo attivare e disattivare la corrente continua. Come vedete, in contemporanea, istantaneamente, si spegne anche il LED. Ok, e quindi la stessa cosa per le prese USB e di conseguenza quindi tutta la rete, la corrente continua, e quindi anche la corrente alternata. Sempre premendo questo tastino, come vedete, abbiamo la possibilità di interagire. E nella parte alta abbiamo la possibilità di vedere la ricarica residua, ma se noi colleghiamo qualcosa, per esempio utilizziamo questa pistolina ad aria calda che dichiara un assorbimento di 350 watt, che in realtà, testandola anche recentemente in un video, effettivamente ne assorbe un pochettino di meno. Quindi lo colleghiamo, anche se queste sono le prese inglesi, si può utilizzare tranquillamente questo tipo di presa normale che abbiamo noi in Italia. Quindi accendo, vi faccio vedere che sul display compare l'assorbimento e il tempo residuo. Bisogna premere, come vedete abbiamo 317 watt, 316 watt come assorbimento, e il tempo residuo che è di 47 minuti. Batteria al 93%,
ora scesa al 92, e anche sul nostro telefonino abbiamo lo stesso assorbimento. Abbiamo il tempo rimanente 47 minuti, 92% di ricarica, quindi tutte le informazioni che abbiamo sul nostro display le abbiamo anche sul display del nostro telefonino. Ma guardiamo adesso la ricarica di questo stesso telefono, quindi utilizziamo lo stesso telefono nel quale c'è l'applicazione per vedere anche la ricarica tramite l'USB che si trova, come abbiamo detto poco fa, qua lateralmente. Abbiamo la possibilità di utilizzare sia la presa USB di tipo C che tre prese USB di tipo A, le prese classiche. Allora, telefonino sotto carica, in questo caso in uscita abbiamo 7 watt, la batteria attualmente è al 90% e il tempo rimanente è 30 ore e 22 minuti. Quindi hai voglia di ricaricare smartphone, tablet, eccetera. E anche sul display abbiamo le stesse informazioni, quindi 30 ore e 22 minuti, l'assorbimento, la percentuale. Considerate che però io l'ho utilizzato, ho fatto diversi test prima di farvelo vedere, farvelo conoscere, e mi sono accorto che la percentuale dichiarata, anche se nel tempo comunque rispetta ciò che dichiara sul display, però la percentuale dal massimo fino all'80%, quindi dal 100 fino all'80% circa, non mi sembra proprio tanto veritiera. Poi dall'80 fino in giù, allora sì, perché rimane al 100% nonostante l'abbia utilizzato per più di un'ora con una lampada, e effettivamente non si era abbassato, quindi, ma influisce poco. Siamo al 95, al 90, all'80%. Effettivamente secondo me non va a cambiare tanto, però sarebbe stato meglio se si fosse aggiornato più rapidamente. Lo stacco perché altrimenti non potrei muoverlo e vi faccio vedere qualche altra caratteristica. E allora abbiamo l'impugnatura con questa parte bassa gommata che rende facile il trasporto. Il peso effettivamente non è esagerato, peserà circa 7-8 kg. Allora diamo un'occhiata quindi al manuale di istruzioni, che nel mio caso è arrivato solo in inglese, tedesco e cinese, quindi vediamo tutte le informazioni sulle varie uscite, le varie entrate, il codice QR per poter scaricare l'applicazione, le informazioni sul display, le informazioni per quanto riguarda l'applicazione, l'elenco di ciò che viene dato in dotazione. Questo è un disegno che indica dove vanno inseriti i connettori per l'input, per la ricarica. In questa tabella qua in alto abbiamo l'elenco di ciò che possiamo utilizzare per ricaricarlo e il tempo corrispondente. Come vedete, utilizzando i pannelli solari da 100 watt che adesso vi farò vedere, che vengono dati in dotazione con il kit che vi sto facendo vedere, al costo di 770 euro circa, e invece utilizzando il caricatore con l'alimentatore che viene dato in dotazione, si ricaricherà in circa 5-6 ore. Tutto ciò ovviamente considerando il prodotto completamente scarico. Se abbiamo ancora della ricarica residua, ovviamente il tempo di ricarica diminuirà. Si può ricaricare con i pannelli solari e nel frattempo si può utilizzare la stessa power station per alimentare con la corrente alternata eventuali altri dispositivi. Con gli altri tipi di ricarica invece non conviene. Quindi qua abbiamo qualche altra informazione ed è quello che vi ho già detto, quindi la possibilità di avere tre prese USB più una presa USB di tipo C, le due uscite in corrente continua da 12 volt, sempre da questa parte vicino alle prese USB, e da quest'altra parte gli ingressi. Vicino a questi ingressi ne abbiamo un altro, che è quello dell'accendisigari per l'automobile. Nella pagina successiva ci sono alcuni riferimenti sulle applicazioni più utilizzate per questo tipo di dispositivi, ma in realtà le applicazioni sono infinite. Quindi si può utilizzare per ricaricare un normale smartphone, poi dipende dal tipo di smartphone, loro indicano 5 watt, come vedete quello di poco fa invece ne aveva 8. Poi si può ricaricare un computer portatile, frigoriferi, che assorbono circa 40 watt, ricaricare le batterie delle macchine fotografiche, io aggiungerei anche droni e tanto altro, stereo, ventilatori, lampade da circa 10 watt, un bollitore è un esempio, ma si possono utilizzare macchine del caffè, eccetera. Tante informazioni che possono essere utili leggendo questo manuale di istruzioni, che spero vi arrivi in italiano. Continuando a guardare quindi il dispositivo, vediamo pure che ha questa griglia per la ventilazione, una griglia anche nella parte alta, e nella parte opposta abbiamo ovviamente l'uscita, quindi da una parte entra, dall'altra parte l'aria deve fuoriuscire. Nella parte alta non abbiamo nulla, quindi completamente dritto, speravo ci fosse la ricarica wireless e invece non c'è. Diamo anche un'occhiata all'etichetta sulla parte bassa, quindi abbiamo il modello APSS007, la capacità che è di 606 watt-ora, un'uscita in corrente alternata continuativa, quindi corrente nominale 700 watt con un picco di 1400 watt, USB tipo C in ingresso 60 watt, in uscita 100 watt, USB normale in uscita 5 volt 3 ampere, e invece la corrente continua 12 volt 5 ampere, 12 volt 10 ampere totali
perché sono due uscite. È la stessa cosa per quanto riguarda invece l'uscita dell'accendisigari per l'automobile. Ma adesso devo farvi vedere però i pannelli solari. Ragazzi, questi pannelli solari, fra tutti quelli che io ho provato finora, forse sono davvero i più comodi. Innanzitutto sono belli da vedere, hanno questa banda verde che lo rende visibile, quindi anche nel caso in cui attraversiamo la strada o in escursione, eccetera, questo ci rende pure più visibili. Comunque serve a rendere visibile il pannello solare. Allora, semplicemente aprendo questa parte frontale avremo la possibilità di aprirli e quindi tramite un sistema che funge da treppiedi, per capirci, un po' come le cornici portafoto, ci dà la possibilità, grazie a questa parte, di utilizzarlo per tenerlo in posizione in modo che i raggi solari siano perfettamente perpendicolari alla superficie. In questa grande tascona, ovviamente lo stesso lo troviamo qua in alto, in questa grande tascona troviamo tutto il cablaggio e gli accessori per poterlo utilizzare, quindi i connettori per collegarci al cavo che poi va direttamente all'alimentazione. Questi sono i cavetti, adesso vi faccio vedere come si connettono, e ci danno la possibilità quindi di ricaricarli gratuitamente, quindi senza pagare l'assorbimento che stiamo avendo dal sole, il nostro power bank. Ci sono anche altri accessori eventualmente per poter utilizzare diversi tipi di jack, e esiste anche un tipo di adattatore per utilizzare l'ingresso del jack tipo alimentatore utilizzando i pannelli solari, e c'è anche il manuale di istruzione all'interno degli stessi pannellini. Quindi richiudiamo la cerniera. Come vedete abbiamo il cavetto rosso e nero, sono saldati fra di loro, quindi anche volendo non si può sbagliare, ma comunque qua è riportato lo stesso colore, quindi vanno posizionati esattamente nero con nero e rosso con rosso. Basta spingerli all'interno, collegare il cavo al pannello solare e la ricarica avrà inizio immediatamente. Però ora metterò delle immagini in sovraimpressione. Nel giorno in cui ho deciso di fare queste riprese, il sole non era effettivamente alto, quindi l'assorbimento non era effettivamente valido per poter fare l'esempio. Però comunque vedete che c'è della corrente in ingresso, c'è un wattaggio relativamente basso. Durante giornate invece di sole, in cui il sole colpisce bene i pannelli solari e in posizioni favorevoli, ovviamente si lavorerà a pieno regime, quindi si potrà ricaricare assorbendo al 100% tutta l'energia del sole. E questo ci permette quindi contemporaneamente anche di alimentare i nostri dispositivi. Ovviamente, se fate la prova di alimentare una power station con i pannelli solari mentre la stessa è al 100%, vi risulterà zero in ingresso perché non assorbirà nulla in quanto già carica. Ma qual è quindi il limite di questa power station all power da 700 watt? Proprio la sua potenza, perché anche se è un picco di 1400 watt, effettivamente non ci permette di utilizzarla con qualcosa che abbia un assorbimento eccessivo. Quindi va bene, come abbiamo visto dalle illustrazioni, per alimentare qualche elettrodomestico, per ricaricare i nostri droni, per ricaricare i nostri telefonini, per avere comunque la corrente alternata fuori casa per un ventilatore, tutto ciò che funziona solo ed esclusivamente a corrente alternata, ma ovviamente non potremo utilizzarlo per sfruttarlo con utensili che assorbano tantissimo. Un trapano a colonna, per esempio, da 500 watt si potrebbe alimentare tranquillamente, ma avremmo circa un'oretta o poco più di autonomia. Nel caso in cui invece utilizziamo delle utenze, qualcosa che abbia un poco assorbimento, come appunto un ventilatore, abbiamo diverse ore a disposizione, ma se utilizziamo lo stesso per ricaricare delle batterie, allora avremo tantissimo tempo. Quindi da utilizzare in campeggio e utilizzare in tutte quelle circostanze, come ho detto all'inizio del video, nelle quali non c'è la possibilità di avere una fornitura elettrica che richiede l'attivazione di un contratto, il pagamento di un canone, tante spese di trasporto, eccetera, bollette con consumo a zero che poi vanno pagate con importi di un certo rilievo, semplicemente perché esiste il contratto. Con queste, in una casetta o comunque in un ambiente dove non abbiamo intenzione di attivare un contratto perché ci andiamo raramente, allora possiamo semplicemente sfruttare le due prese e utilizzare la corrente alternata fuori casa. Vi lascerò il link di questo All Power con il kit compreso anche di pannello solare. Vi invito a dare un'occhiata, spero pure di riuscire a ottenere un codice di sconto. Se vi piace, acquistatelo, fatemi sapere nei commenti cosa ve ne sembra di questo prodotto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare anche sulla campanella per attivare le notifiche, così rimarrete sempre aggiornati. Ciao da Riccardo e a presto!